Fate letteralmente schifo. Tu! E tu prima di tutti, Agnelli, che hai scelto questa merdaccia? Merdaccia che ancora era così, nel nulla, nel secondo tempo ancora era così. Neanche la solita frase culo, culo, veloce, veloce, cambia, cambia. Così, così, fermo, impassibile, con le mani in tasca. Schifo, inconsistente. Per 50-60 minuti una Juve allegriana che rischia poco e niente, sì, ma evanescente, fumosa, evaporata. Solito discorso, lo facciamo da 6 mesi. Basta, sono stufo di dire le solite cose. Dalla tre quarti in su non sappiamo che cazzo fare. Zero idee, zero attaccanti, zero centrocampisti. Quel nonetto che voi fanno la crociata per Dybala, fatemi la crociata per Dybala. Che vuole 15 milioni l'anno, 15 milioni di petate nel culo gli darei. Che cosa ha fatto? Fa tutto tranne che fare l'attaccante. Per toccare palloni va a girovagare per tutto il campo a fare quei passaggetti. Si butta a terra, si tocca la schiena. Che cosa fa? Che cos'è questo Dybala? Che cazzo di ruolo ha? E finitela di dire che sono voci. Le voci per destabilizzare. Il procuratore di Dybala ha chiesto ufficialmente più dei 10 milioni offertigli dalla Juventus. Punto. Finitela a dire minchiate. Finitela. Se non sono 15, sono 13, 12, ma sono più. Più è matematico, se la Juve offre 10 e loro non accettano, il suo staff non accetta, non ci vuole un'arca di scienza, non ci vuole un genio per capire che vuole più di 10 milioni. Ci siamo in questo periodo che siamo tutti con le pezze al culo, in un periodo di recesso economico mondiale. Questo nanetto del cazzo che non serve a niente, non serve a un'emerita minchia in campo, vuole più di 10 milioni netti l'anno. Direte Morata sta facendo schifo, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Ma Morata, a differenza, c'è una lieve differenza. Morata si è decurtato lo stipendio. Prendeva 9 milioni. Per venire a Torino ne ha presi 7. Non morirà di fame sicuramente, però c'è una leggera differenza. Merda per merda, e lo sono entrambe, ma c'è una differenza. Una differenza sostanziale, mercenario, mercenario. Non è la colpa solo del Naretto, intendiamoci. È la mia risposta a chi rompe il cazzo con Dybala. Basta, ma basta tutte queste merdaglie che abbiamo. Guardatevi gli highlights della partita del Paris Saint-Germain e guardate chi ha segnato al 95esimo. Ma facciamolo pure sto scambio, facciamolo. Che il signor Nara, alias Icardi, sale in cielo al 95esimo, tocca una palla da quando è entrato, tocca una palla in 20 minuti, tocca una palla, sale in cielo e dal sesto piano mette la palla al 95esimo salvando il culo del Paris Saint-Germain. Questo è Icardi, signori, questo è un attaccante che ci manca lì. Ci manca lì qualcuno, non solo lui, ce ne mancherebbero 3-4 di quel livello. Ma facciamolo sto scambio di Icardi e Dybala. Addio, ma fosse così, magari, magari. Magari, che schifo, centrocampisti da vomito, da vomito, da vomito, da vomito, da vomito, vomito, basta! Sei ne voglio lì in mezzo nuovi nella rosa, sei centrocampisti voglio e quattro attaccanti, andatevene tutti, io vi do il cuore e voi mi strappate il fegato, la bile, mi state facendo venire maledetti, maledetti, mi state facendo morire di bile, maledette merdi! Se oggi il Napoli dovesse battere i prescritti, siamo pure a pari punti con Napoli, quarti, con la Lazio a un punto. Perché hanno uno scontro di una partita in meno, vanno a un punto la Lazio. Rischiamo di arrivare sesti, non quinti, sesti! Tu, maledetto Agnelli, tu, maledetto Pirlo! Maledetti, è un avviso pure ai miei iscritti. Sì, ragazzi, sì. È inutile che mi fate i complimenti del cazzo. Per l'intervista dell'altro giorno, il grandissimo scoop. Bravo, bravo, genio, bravo, bravo. Se poi non avete manco i coglioni di condividere i miei video e di mettere like. Perché
perché per quanti mi hanno detto bravo, bravo, complimenti, ho contato, ho visto quanti like c'erano e no ragazzi, non ci siamo. E dimostratelo un po' di affetto, vi sto dando pure il di dietro, vi sto dando e voi non riuscite neanche a mettere qualche, vedete il video, non mettete manco il like, usatelo quel dito per il like e condividete i video, dimostrate un po' di affetto fino alla fine.